sono dei tumori benigni della componente muscolare, quindi del miometrio dell'utero, e sono i tumori più frequenti nella donna, normalmente sono benigni, e più frequenti colpiscono il 70-80% delle donne dopo 50 anni e tra i 20 e i 40% delle donne in età fertile. Sono una delle cause principali in Italia e nel mondo di ricorso all'isterectomia, cioè all'asportazione dell'utero. Quindi sono un problema molto importante e non abbiamo l'idea in realtà della loro eziopatogenesi. Gli omiuterini nella maggior parte dei casi sono totalmente asintomatici e quindi è un riscontro che sia durante la visita ginecologica. In casi in cui ci sono delle manifestazioni sono normalmente le emetrorragie, quindi cicli mestruali abbondanti, a volte emorragici, o nei fibromi che sono aumentati molto di volume, possono essere delle sindromi da compressione, quindi con dolore pelvico, a volte anche importante, addomino pelvico. Per quanto riguarda invece la diagnosi viene fatta normalmente con la visita ginecologica bimanuale, quindi la visita ginecologica classica tradizionale, e poi il cardine per la diagnosi in realtà è l'ecografia pelvica, addominale o transvaginale. Bisogna localizzare dove sta il fibroma e le dimensioni e normalmente la vascolarizzazione del fibroma, come se un esame di secondo livello in cui ci fossero dei dubbi con l'ecografia pelvica, si può ricorrere alla risonanza magnetica nucleare. E, per fare una diagnosi differenziale soprattutto tra i fibromi, l'adenomiosi e i sarcomi. Nei miomi che sporgono all'interno della cavità uterina, che sarebbero i miomi sottomucosi, si ricorre normalmente per avere una diagnosi più accurata all'isteroscopia diagnostica. Come abbiamo detto precedentemente, non abbiamo in realtà non abbiamo ancora capito bene l'eziopatogenesi dei miomi. Esistono dei fattori di rischio? Sì, i fattori di rischio normalmente sono la nulliparità, la razza africana, per quanto riguarda l'ipertensione, il diabete, l'obesità, questi sono tutti fattori di rischio che portano la paziente ad avere maggior possibilità di avere dei miomi. Non esiste in realtà una genetica, riguardo, cioè non esiste una genetica in cui i pazienti, però pare che ci sia una predisposizione, i pazienti che hanno avuto in famiglia mai o sorelle con miomi molto spesso hanno la possibilità di formare miomi, ma non ci sta in realtà una ereditarietà sui miomi. Questo è il vero problema dei miomi, nel senso, come abbiamo detto precedentemente, soprattutto nelle donne in menopausa, perimenopausa, ma soprattutto in perimenopausa, perché in menopausa in realtà i fibromi tendono a diminuire di volume o a rimanere stabili. Si ricorre molto spesso, ancora adesso pure troppo, all'isterectomia, alla rimozione dell'utero. E quando rimuoverli in realtà dipende soprattutto dalla sintomatologia della paziente, quindi dalle emorragie, dal suo desiderio riproduttivo. Si possono rimuovere i fibromi, e questo è sicuro, i fibromi che sporgono all'interno della cavità, che vengono chiamati sottomucosi perché danno normalmente dei cicli meteorragici, e hanno una grandissima importanza nell'outcome riproduttivo della paziente. Quindi la chirurgia, la tecnica che si utilizza normalmente è la tecnica esteroscopica, quindi è una tecnica mini-invasiva e meno sicuramente debilitante per la paziente e con una ripresa più rapida e la capacità anche di tentare una gravidanza in tempi rapidi. Per quanto riguarda invece la rimozione degli altri fibromi, se i fibromi sono asintomatici e in dimensioni eccessive, si può ricorrere anche a un follow-up a distanza. Nei casi che i fibromi fossero molto aumentati, soprattutto in tempi rapidi, o dessero una sintomatologia da compressione, ovviamente vanno rimossi. Per quanto riguarda le tecniche da utilizzare a livello chirurgico, ne abbiamo più di una. Quella tradizionale, che è la per via laparotomica, cioè con l'apertura dell'addome, e anche con mini laparotomie, la tecnica laparoscopica, però che dipende molto dalla capacità del chirurgo e delle dimensioni dei fibromi, in questo caso
possono essere, può essere utilizzato. Le linee guida parlano di non utilizzarlo su fibromi maggiori di 10 centimetri e che non siano maggiori di 3 o di 4, perché i tempi chirurgici si allungherebbero troppo. E la tecnica, come ho detto precedentemente, isteroscopica. Si può ricorrere alle terapie mediche. La terapia medica, quella tradizionale che viene utilizzata con la pillola estrogestinica, non ha una grande efficacia. Può ridurre un po' il sanguinamento, ma non ha nessun effetto sulla riduzione delle dimensioni dei fibromi. Quindi su questo non vengono utilizzati. Si vengono utilizzati i progestinici orali o la spirale al progesterone. Anche queste possono hanno una grossa efficacia, soprattutto sulla riduzione delle perdite di sangue, ma non sulla riduzione delle dimensioni dei fibromi. E soprattutto inserire una spirale al progesterone con un fibroma che sporge all'interno della cavità, si rischia che la spirale poi venga dislocata e quindi debba essere poi rimossa. Altre terapie che vengono fatte sono quelle con gli analoghi del GnRH, che sono dei farmaci molto efficaci perché riducono il volume del fibroma, riducono anche in modo importante il sanguinamento, ma hanno degli effetti collaterali sulla paziente perché è uno come se mandasse la paziente in una menopausa farmacologica. Quindi con le caldane, le vampate di calore, quindi una compliance non ottimale. E poi, dando tutti gli effetti della menopausa, danno anche una demineralizzazione e quindi possono portare a un'osteoporosi. Non possono essere utilizzate per troppo tempo e normalmente vengono utilizzati solamente come preparazione per un intervento. Abbiamo avuto un farmaco che è stato favoloso, che era l'ulpiristrilla acetato. Che ha funzionato benissimo, purtroppo è stato un farmaco che è stato tolto dal mercato da qualche anno perché aveva una importante epatossicità e quindi viene utilizzato attualmente in modo molto limitato, ci aveva dato delle grosse prospettive perché potevamo utilizzarlo anche a lungo termine, portando le pazienti alla menopausa senza dover ricorrere alla chirurgia. Purtroppo abbiamo avuto questo tipo di problema. Altrimenti c'è un altro farmaco che sta entrando attualmente nel mercato, sarebbe Relogulix, e sarebbe un farmaco che potrebbe funzionare molto bene nel poter fare una terapia a lungo termine, però siamo ancora in delle fasi di studio, quindi dovrebbe entrare nel mercato tra poco, e ancora non è possibile, si può prescrivere in modo limitato perché ha dei costi molto alti. Quindi le terapie vere e proprie farmacologiche a lungo termine non le abbiamo e abbiamo solamente delle terapie o preparatorie per la chirurgia o delle terapie che servono per mantenere lo status quo per un po' di tempo.